te un libro intenso che consente delle letture trasversali, una grande storia, quella dell'esodo biblico degli albanesi del 91 nel nostro Salento, Salento candidato poi tra l'altro al Nobel proprio per la grande accoglienza che fu riservata in quel momento storico, momento che oggi diciamo apre una serie di dibattiti perché lo stato d'animo è cambiato rispetto a 30 anni fa ovviamente, e poi una grande storia d'amore e di ricerca di verità. Una storia che parte da una situazione di grande entropia esistenziale per tutti i personaggi, messi alla prova attraverso la conoscenza della diversità dell'altro e attraverso questo scontro, questa chiave di lettura allo specchio, una ricerca della verità che si risolve in una soluzione di positività. Quarto libro dedicato a un mio personaggio seriale che si chiama Vincenzo Malinconico, è un avvocato. Diciamo il contrario dell'avvocato di successo, un avvocato che arranca per arrivare alla fine del mese, un avvocato insicuro, precario nella professione così come anche nei suoi affetti, e questa volta si trova a gestire una causa di separazione di una donna accusata dal suo ex marito di aver avuto una relazione esclusivamente virtuale, per cui il problema è, che è un problema molto attuale, se una relazione esclusivamente digitale, ripeto, cioè senza nessun contatto corporeo, possa dare luogo ad addebito.